Grazie, grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi in questa piazza, dove per la terza volta consecutiva chiudiamo la nostra campagna elettorale. Siamo quindi giunti alla fine di questo percorso. Pertanto ho voluto cogliere l'occasione per rivolgervi un breve saluto e nel contempo rendervi partecipi di alcune mie riflessioni. Sono trascorsi ormai due quinquenni dal mio inizio come amministratore di questo piccolo centro. Ho vissuto pertanto due legislature consecutive e in entrambe ho avuto un ruolo partecipativo e organizzativo, decisionale piuttosto rilevante. Difatti, come tutti voi sapete, sono stato membro delle due giunte che hanno amministrato negli ultimi 10 anni. Sicché ho avuto modo di collaborare sia con chi oggi si propone in alternativa all'amministrazione uscente, la lista numero 3, che con l'attuale amministrazione di cui ne faccio ancora orgogliosamente parte. Ebbene, posso affermare che questi ultimi 5 anni hanno portato con sé tante novità. E non mi riferisco solo alle cose proposte, alle cose fatte, alle tante cose fatte, che sicuramente hanno avuto un sapore più moderno, più giovane, più attuale. Direi lungimirante. Quindi non solo da un punto di vista propositivo, ma soprattutto da un punto di vista umano. Perché insieme a me ho avuto persone che si sono contraddistinte per fermezza di idee, per fattività, per proficuità e soprattutto per coraggio. Persone la cui concretezza e correttezza per ogni singolo elemento fa parte del proprio stile di vita, fa parte della propria formazione caratteriale. Non ho mai notato qualcuno di loro essere in forze dopo aver discusso e ragionato su un qualsiasi problema. Una volta stabilita una soluzione, non ci sono stati né ripensamenti né tentennamenti. La concretezza di questi miei amici ha reso possibile trasformare, non in parte come è accaduto tempo addietro, ma in modo appieno i progetti e le idee che 5 anni fa erano alla base della nostra candidatura. Oggi posso dire di essere soddisfatto di quanto è stato realizzato e speranzoso che i progetti futuri possano trovare la medesima concretizzazione. Credo sia inutile elencarvi ciò che la nostra squadra ha realizzato in questi 5 anni, inutile perché le parole non hanno senso quando giri lo sguardo e vedi i fatti e pensi a com'era quel posto un po' di tempo fa rispetto a come è diventato oggi. Il simbolo della nostra squadra è il simbolo di 2 mani incrociate, sinonimo di unione e complicità, perché anche questo ha contraddistinto questa giunta dall'altra. È stata proprio l'unione a portarci fin qui, perché ciò che ci ha spinto non è mai stata la voglia di apparire, ma solo la voglia di dimostrare a chi 5 anni fa ci diede fiducia di aver speso bene il proprio consenso. La scelta della mia candidatura, per la verità un po' sofferta per l'impegno che il mio lavoro quotidianamente richiede, si è materializzata non tanto perché il nostro capolista è un amico fraterno, ma perché in lui ritrovo e vedo la figura di un amministratore giusto ed equilibrato, una persona seria, leale e pulita. Insomma, dicevo, un ragazzo in gamba con la rara caratteristica di possedere una spina dorsale integra e robusta, che gli ha permesso da solo di cominciare a farsi strada 5 anni fa, raggiungendo risultati più che apprezzabili sul piano amministrativo e umano. Quindi a spingermi verso tale decisione non è stato solo un dovere morale nei confronti di un'alleanza politica, ma soprattutto la voglia e il desiderio di continuare a perseguire gli obiettivi importanti che già 5 anni fa ci videro uniti per Casalbuono, come lo sviluppo e la crescita del territorio, la valorizzazione del ripopolamento del centro storico, la tutela dell'ambiente. Quindi la volontà di non vedere incompleto un lavoro amministrativo, sia pure difficile, avvincente, ma gratificante, iniziato 5 anni fa e portato avanti con tanto impegno e molti sacrifici. A chi ha polemizzato circa la mia latitanza amministrativa, voglio rispondere che non ho mai mancato a quelli che sono stati gli impegni politico-istituzionali, le giunte, i consigli, i preconsigli, ma la cosa che più conta, secondo me, e di questo chiedo testimonianza alla gente, è stata la mia presenza costante nella comunità di Casalbuono, nelle strade, nelle piazze, in ogni luogo fra la gente. Trovo sia assolutamente insensato il discorso che qualcuno tenta di far emergere sostenendo che questa amministrazione sia stata distante dalla vita sociale di questo piccolo centro. Come pure trovo mediocre pensare che sia sufficiente una semplice pacca sulla spalla
e una bevuta al bar per rendere più credibile, per rendere più credibile il lavoro amministrativo di un sindaco, di una giunta, di un consigliere comunale. Penso invece che la credibilità e l'affidabilità di un amministratore sia da ricercarsi nelle cose ideate, progettate e realizzate, e non per fini politici o vendetari, ma per il bene comune del Paese. Cari amici, la nostra filosofia politica ha privilegiato il lavoro di squadra. Non esistono né timonieri né rematori, e giammai padri padroni. C'è chi ha lavorato prevalentemente nel palazzo, curando rapporti istituzionali con gli enti, con le persone, con gli uffici, tenendosi aggiornato per capire eventuali finanziamenti, mentre chi ha curato i rapporti con la comunità, non facendo mai mancare la propria presenza ed il proprio sostegno anche a livello personale, a chi che sia oltre l'appartenenza politica e sociale. Io credo che un amministratore attento, scrupoloso, intelligente organizza la propria squadra così come ha fatto il nostro sindaco, perché ritengo che i maggiori profitti si possono ottenere solo privilegiando un lavoro collegiale. A tal proposito vorrei riportare la mia personale esperienza imprenditoriale e professionale, laddove i risultati raggiunti sono il frutto dell'impegno del servizio mio personale, ma soprattutto dei miei collaboratori. Grazie. Tutti i miei collaboratori, ai quali colgo l'occasione per rivolgere loro pubblicamente un particolare ringraziamento. Quindi mai il sottoscritto, pur essendo il titolare dell'azienda, ha gestito la stessa da padre padrone. La filosofia che poi credo sia il segreto della buona riuscita è la partecipazione attiva e la interazione fra dirigenza, maestranza e manovalanza, in un rapporto assolutamente paritario e democratico. A chi poi pensa che il mio ruolo sia di amministratore abbia in qualche modo agevolato l'ascesa imprenditoriale, io dico semplicemente che tale accusa è puramente infondata e strumentale. Voglio ricordare che il sottoscritto non ha mai assunto appalti pubblici, né in questo comune né in altri collegati, ma ha operato esclusivamente con affidamenti di privati cittadini, in quanto prima ancora di essere imprenditore è stato libero professionista da lontano 1984. Quindi il rapporto con la gente è stato sempre favorito rispetto a quello con la pubblica amministrazione. Credo infine che le nostre idee e la nostra esperienza facciano di noi un gruppo vincente. Il Paese ha bisogno di questi uomini, uomini con giusti attributi, moralmente sani e pronti a rischiare sulla propria pelle di fronte agli impegni sottoscritti con la comunità, uomini che non sono disposti a vendere la propria dignità per nessuna ragione. In una sola parola, uomini veri. E quindi rinnovo la nostra richiesta di darci nuovamente fiducia. Sappiamo bene che se vinciamo, soprattutto in questo contesto che si è creato, ci aspetta davanti un laborioso compito amministrativo, ma siamo pronti ad affrontarlo con dedizione, con passione, con coerenza e lealtà. Grazie per il sostegno che abbiamo avvertito, grazie per il calore e la serenità che in questa piazza questa sera registriamo, grazie a chi da sempre ci ha affiancati, ascoltati e dato fiducia. Grazie anticipatamente a tutti coloro, e spero siano la maggioranza di questo Paese, che vorranno riconfermare la stima e il proprio sostegno alla nostra lista. La lista numero 1, Uniti per Casalbuono. Buonasera a tutti.